Cari telespettatori, ben ritrovati con l'ennesima puntata del sabato, nel corso del quale evidentemente facciamo un po' il bilancio di quello che è accaduto nell'ultima settimana. E come ormai saprete, diamo uno sguardo panoramico a quello che è accaduto nel mondo, partendo da due riflessioni. La prima, la guerra in Medio Oriente non sembra assolutamente terminare, per quanto ci siano buone volontà, alcune testimonianze, questa guerra va avanti in modo inesorabile, in una forma di vendetta incrociata tra Israele e la Palestina. Basterebbe, lo abbiamo detto tante volte, il riconoscimento dello Stato di una Palestina per evitare, per attenuare il confronto, lo scontro che si verifica in Medio Oriente. E il fatto della settimana è che è stato ammazzato, ma in modo scientifico, cioè con una vendetta ad orologeria, il capo di Hamas, uno dei capi di Hamas, il più rispettato, colui il quale evidentemente aveva cominciato anche a trattare. La Siria, l'Iran promettono vendetta e quindi la guerra è destinata a continuare, come pure in Ucraina. Sono stati, sì, è vero, liberati, ma l'accordo l'ha fatto la Russia con gli Stati Uniti, i detenuti da una parte e dall'altra, però insomma, questo è solamente un gesto di buona volontà, niente altro, e peraltro è nel mondo delle spie. L'altra notizia rilevante sul piano italiano e la scarcerazione definitiva del governatore della Liguria, Toti. Insomma, appena uscito ha fatto dichiarazioni di fuoco, ha parlato di giustizia soggetta al potere dei partiti. Insomma, è stato anche abbastanza violento nel definire i suoi 86 giorni di prigionia, e ora che in qualche modo si avvia verso il processo, vuole che dire con grande chiarezza che si faccia presto e si faccia subito, perché non può stare sulla brace ad arrostire, aspettando le decisioni che dovranno venire. E in fondo, anche ancora in Italia, c'è il caso della Meloni, insomma, questo argomento che, della stampa, dell'informazione, che non so, Meloni insomma, si sta dimostrando su più versi, più campi, una persona intelligente, anche se rimane quello spirito burino della romana dei quartieri, e però le decisioni che le prende sono abbastanza importanti. Si è accanita contro l'informazione, in particolare contro Repubblica, accusando di fake news, tanto che l'Europa, la sua amica van der Leyen, è dovuta scendere in campo per difendere la libertà di stampa, come aveva fatto già il capo dello Stato, il nostro caro Mattarella, dicendo insomma che l'attacco all'informazione è un sintomo di agguato alla democrazia. E per completare lo sguardo sul piano nazionale, i 5 Stelle non stanno mai in pace, ora continua lo scontro tra Grillo, il fondatore del Movimento 5 Stelle, quello che ha segnato tanti successi, e
l'ex presidente del Consiglio Conte, il quale, insomma, volendosi sganciare dal fiato lungo sul collo di Grillo, tenta di cambiare nome, come se cambiare nome significa poi cambiare strategie. Non mi pare. Probabilmente i 5 Stelle, che stanno lentamente progredendo verso il nulla, dovrebbero più attivarsi sul piano politico. E sul piano politico io mi permetto di dire agli Avellinesi e agli Irpini: andate a firmare per il referendum istituzionale, il referendum che riguarda la legge di riforma cosiddetta Spacca Italia, voluta dal ministro Calderoli della Lega. Dentro questa legge ci sono cose perverse che sono tutte a danno del Mezzogiorno. La sanità, per esempio, se ne è discusso in questa settimana con articoli interessanti. Anche noi abbiamo fatto sul Corriere dell'Irpinia un'analisi approfondita, l'ha fatta la brava collega Rosa Bianco. Insomma, quello che è contenuto nella legge approvata dal Parlamento, la cosiddetta Spacca Italia, è veramente la separazione dell'Italia tra il nord e il sud, più di quanto non ci sia in questo momento. E quindi bisogna firmare, anche ad Avellino, dobbiamo dare un esempio forte, anche perché, insomma, sul piano nazionale questa legge potrebbe mettere in crisi lo stesso governo Meloni, la quale, onestamente, devo dire, lei non vuole fino in fondo questa legge, ma è costretta dalla logica delle alleanze con la Lega che spinge, spinge, quindi in qualche modo ricatta, nella misura in cui dice noi facciamo cadere il governo. Insomma, queste sono logiche perverse che in questo paese non cambiano mai e che una volta per tutte bisogna, insomma, essere seri, ritornare alla politica di un tempo. Qua, fra qualche giorno, il 19 agosto, si parlerà ancora di un anniversario della morte di Alcide De Gasperi. Il 19 agosto avvenne nel suo Trentino. Un esempio di grande lucidità politica, di capacità di realizzare un centro che fosse da equilibrio tra destra e sinistra, la semplicità, il tipo di discorso che faceva De Gasperi. Immaginate che, dovendo andare negli Stati Uniti per essere ricevuto da Truman, non aveva il cappotto, lo chiese addirittura al segretario della Democrazia Cristiana del tempo, che era Piccioni: mi puoi dare un cappotto perché non ce l'ho e devo andare dal Presidente degli Stati Uniti. Guardate, questi esempi che non vengono recuperati nella memoria sono, è vero, esempi di un tempo che fu, il dopoguerra e tutto quello che volete, ma sono esempi di onestà, di legalità, di orgoglio di un paese che usciva allora dalla guerra e che negli anni 50 si avviava verso il miracolo economico. Voglio chiudere questa parte un po' a vol d'uccello, detta così, sui fatti nazionali ed internazionali, con l'esame di Stato. Insomma, sapere che il 98% dei ragazzi che ha sostenuto l'esame di Stato è stato promosso potrebbe essere una grande gioia. E
Naturalmente anche il vantaggio e l'orgoglio che abbiamo una scuola che funziona così bene, tanto che i ragazzi che si licenziano in modo virtuoso e con un voto abbastanza alto. Non è così, perché il ministro Valditara, che sta distruggendo la scuola, diciamolo, ora ha detto che bisogna prima fare i percorsi di lavoro e poi pensare alla scuola. Qualcuno gli dovrebbe ricordare che la cultura è la svolta di un popolo che vuole essere creativo, che vuole essere protagonista del futuro del proprio paese. Mi fermo qua per quanto riguarda queste notizie sul piano internazionale e nazionale. Sul piano regionale abbiamo ancora questo De Luca che governa in modo arrogante, io non so perché, forse è furbo lui o siamo scemi noi nell'ascoltarlo. Mi parlo ai colleghi dell'informazione. Quando comincia a dire, come ha fatto a Solofra, ai colleghi, con te non parlo, tu non mi devi fare una domanda, con te non ho nulla a che vedere. I colleghi che hanno la schiena dritta, dovrebbero andare via tutti e lasciarlo solo lì a parlare. Ma questo non avviene perché anche l'informazione attraversa la sua crisi di identità e di protagonismo dall'altra parte. Però lui è venuto a Solofra a parlare, l'ospedale si apre, grande conquista, eccetera. Che conquista? Ma che conquista? Prima è stato distrutto. I servizi sono stati annientati, i medici sono andati via, non si è dato ancora un ruolo, poi con le piccole modifiche fatte, che non sono straordinarie come molti medici competenti riferiscono, si vende una cosa che non c'è. Questo De Luca che continua, e se me lo consentite, a parlare della realtà salernitana, sborsando miliardi e miliardi, aeroporto, ospedale, fondovalle, lo abbiamo visto con i fondi di coesione, quelli che De Luca fa un po' di casino perché dice che il ministro Fitto non firma, non firmava, ora ha firmato. E vedi bene che cosa, l'elenco sterminato che c'è, in parte della regione Campania che deve destinare questi fondi verso il Salernitano, è l'Irpinia, fa la parte della Cenerentola, non solo, ma nel PNRR ci sono interventi che dovevano essere emessi 10 anni fa, come per esempio il finanziamento dell'alto calore per quanto riguarda alcune località come Serino, come la Valle Caudina, e non si parla di rifacimento delle reti che in questo caldo agosto stanno dimostrando veramente la loro pochezza e il loro essere fatiscente. Allora il PNRR, ha detto Mastella, parlando della città di Benevento, insomma, abbiamo avuto dei fondi e però insomma, siamo ancora considerata zona interna, perché rispetto ai fondi stanziati per l'area metropolitana, le aree interne sono all'ultimo posto, lo possiamo dire. E a proposito del PNRR, i fondi sono stati stanziati, pensate un po', ho detto dell'alto calore a Serino, e finalmente, guardate, insomma, sono cose insopportabili. Udite, udite, c'è stato un finanziamento della Lioni-Grotta Minarda, questa strada che ha 50-60 anni, che doveva essere il punto di aggancio tra il Tirreno e l'Adriatico, della quale tutti hanno parlato, tutti si sono interessati, tutti si sono appesi la medaglia al petto.
E li vediamo ancora un'altra volta nel PNRR. E la città di Avellino, da quell'elenco che è stato pubblicato dal Ministero per la coesione sociale, Avellino è scomparso. Non c'è niente, perché non sono stati fatti i progetti, perché il comune è stato travolto dalla vicenda giudiziaria con l'arresto dell'ex sindaco Gianluca Festa, o perché non c'è capacità progettuale, o perché nei comuni non fanno niente, nel comune non si fa niente, non si lavora, perché questa è un'altra piaga, quella della burocrazia. Ebbene, sono stati finanziati vergognosamente, insomma, poi c'è anche un po' di pudore quando si parla, la Leoni-Grottaminale, 60 anni fa, la funicolare di Montevercine, perché come sapete l'AIR, il presidente dell'AIR fa del tutto, essendo amico intimo, voluto, messo lì dal presidente De Luca, insomma, gli dà un contentino anche per far contento l'abate con 2.500.000 euro per la ristrutturazione, come per la ristrutturazione anche dell'autostazione, la stessa cifra. Insomma, abbiamo qualche briciola di elemosina che è nella considerazione del presidente della regione Vincenzo De Luca è pari a quella che è il suo interesse per Avellino e per la provincia di Avellino. Insomma, veramente questo De Luca sta andando oltre il seminato, ma veramente sta andando oltre il seminato. E se il segno dei tempi è quello che lui parla, gli altri lo ascoltano, ma forse non ne seguono le sue intenzioni. Evidentemente, l'anno prossimo, quando si faranno i conti col terzo mandato per vedere che cosa accadrà, la prima cosa da mettere in conto è il suo linguaggio offensivo nei confronti dei campani, il suo modo di attestarsi di fronte agli organi di informazione, deve avere un po' di scuola di educazione e soprattutto lui che è filosofo non ha nessuna appartenenza con la filosofia perché si insegnerebbe altrimenti ad essere mediatore dei conflitti e invece lui spara a zero, governi, insomma. E vorrei parlare di Avellino, della nostra città, la vicenda Dolce Vita, l'inchiesta, quella che ha portato l'ex sindaco Festa nelle patrie galere con gli arresti domiciliari, insomma, continua ad essere un fatto estremamente sensazionale, non solo perché il costume nascosto di quello che questa città teneva è emerso in modo putrido all'improvviso, creando situazioni di grande difficoltà. I 40.000 euro che prima gli erano stati dissequestrati, la magistratura li ha di nuovo sequestrati, perché immagina che potrebbero prendere strade diverse, ma vedremo. Ora la vicenda giudiziaria alle spalle, non siamo, l'abbiamo detto da sempre, ci siamo forse anche abituati come un disco a dire che per noi è innocente la persona, qualunque persona, fino a sentenza definitiva e manterremo sempre vivo questo detto, questa nostra asserzione che è anche ricca di, come dire, di umanità nei confronti di chi
probabilmente ha sbagliato e forse dovrebbe rassegnarsi, il che non pare. E invece i primi passi della neosindaca Nargi, devo dire, sono estremamente positivi. Due cose. La prima, da condividere o meno, da discutere, da riflettere, quando ci saranno gli esami, come si dice, quando ci saranno i fatti, allora uno può valutare. Ma ha fatto una giunta di stranieri, dicono, presi dalle università, il che non è male. Non usando la parola lottizzazione, ma l'ha fatta perché gli assessori sono stati indicati a lei anche da coloro che sono stati protagonisti della sua elezione. Quindi non ci prendiamo in giro. La neutralità in politica in questo modo non esiste. Però, chi può dire mai che questi non sono bravi, non sono capaci di fare? Aspettiamo, giudicheremo per quello che sapranno fare. Questo è un punto che non gioca tanto a favore della cara amica Laura Nargi. E però dire, amici, la cassa è vuota, il Ferragosto, festa, farina e forca, non si fa. O se si fa in tono minore, è un gesto di grandissima responsabilità, che noi sottoscriviamo, apprezziamo, perché il godereccio in questa città ha provocato terremoti a non finire. E allora stiamo attenti, e fa bene l'analisi a insistere su questo, però dovrebbe stare attento a quello che la sua vice, Mazza, sostanzialmente dice, ci arriva il tempo, dice questa Mazza, questa signora, non so, vice sindaco, arriverà il tempo in cui gli eletti del Consiglio Comunale, per essere celere nella descrizione, di festa entreranno in giunta. Sindaco, stia più attento, non nel senso che, ma non consenta che qualcuno al suo fianco possa delegittimare il suo comportamento. Noi la conosciamo come una persona seria, con una storia molto interessante, personale, ma stia attenta a questi che le stanno intorno e questa dichiarazione della signora Mazza, dell'assessore, del vice sindaco Mazza, fa presagire che cosa? Che è stata tutta una finzione la giunta che è stata fatta? Perché, come lei dice, verrà presto il momento in cui quelli di prima entreranno in giunta. Questa è una cosa di una gravità estrema e stia molto, molto attento. Vorrei parlare anche della crisi del commercio. Avellino è una città terziarizzata al massimo, poche industrie, peraltro non legate al territorio, nel nucleo industriale che lavorano soprattutto per gli stati europei. Allora, se questo è, il terziario ha una sua logica imprenditoriale molto seria, ma guardate, vedere, e non per le ferie né per il caldo, vedere cedersi, fittasi, chiusura, i magazzini americani, che sono un po' la storia del commercio ad Avellino, ho visto che dopo le mie denunce nel punto quotidiano che faccio, anche i sindacati si sono attrezzati, la CISL e altri, a rilanciare la preoccupazione del commercio. Bene, è un fatto importante riprendere l'attività,
all'ANARCI chiediamo di interessarsi anche di questo settore, al suo assessore, di vedere, di capire, di andare all'origine di questa crisi in una città in cui evidentemente i punti di riferimento si sono persi. E tutto ciò che dovrebbe essere fatto non viene fatto. Io insisto sulla legalità. Ci sono imprese avellinesi che lavorano per la camorra. Signor prefetto, mi ha ascoltato. Le avevo chiesto un appuntamento. Come la mettiamo? La legalità è la vita civile, è la convivenza. Non si difende con le parole e con le cerimonie, si difende con i fatti. Dando atto per esempio alle interdittive antimafia che vengono emesse dalla Commissione Antimafia. Accade tutto questo, un punto interrogativo interminabile, anche se da poco il prefetto di Avellino è giunto in città e noi continuiamo a chiamarla e dire dia un segnale che la legalità va oltre le parole. Scusate, questo caldo agosto, tra sudate e cose, insomma, mette a rischio anche la salute, poi chi è fragile come me, insomma. Vorrei concludere con l'Avellino Calcio. Tra poco il campionato prenderà il via. Devo dire che il presidente, del quale parleremo in altra occasione e di altre cose, ha fatto una squadra competitiva. Ci avvicina un uomo di esperienza enorme come Perinetti, e, insomma, è un allenatore che vuole fare la parte di primo attore nel prossimo campionato. In bocca al lupo a tutti loro, ai tifosi soprattutto, che con tanta costanza, amore e passione seguono la squadra di calcio. Buonasera.